Recensione di LG G Pro Lite, il phablet da 5 pollici e 5 che LG mette in commercio con un pennino capacitivo a meno di 300 euro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi facciamo la prova finale di LG G Pro Lite. Si tratta di un phablet di casa LG commercializzato a meno di 300 euro. Per la precisione costa 299 euro in vendita su WePrice, da dove arriva questo esemplare, a 269 euro con la garanzia Italia. Si tratta di uno smartphone, essendo un phablet, quindi con schermo molto grande, parliamo di 5 pollici e 5, in risoluzione però QHD, e con QHD non intendiamo il 2K, ma intendiamo il livello sotto l'HD, quindi 540x960 pixel. In tecnologia IPS, la tecnologia IPS garantisce una buona resa dei colori e anche un buon angolo di visione. Vedete che anche inclinandolo, a parte tutti i vari riflessi, vedete, si continuano a vedere molto bene tutte le varie icone. Abbiamo una fotocamera da 8 megapixel accompagnata da un LED flash che registra però video solo fino a 720p. Abbiamo un processore dual core della famiglia MediaTek, nonostante questo non sia un dual SIM, solitamente le due cose vanno di pari passo, non in questo caso. Il processore MediaTek dual core da 1 GHz è supportato da 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibili tramite una micro SD. Per concludere, connettività HSUPA e Bluetooth 3.0, quindi non è Bluetooth 4.0 che supporta il basso consumo energetico. Wi-Fi invece è anche N. Abbiamo visto fotocamera LED flash, abbiamo una trama tridimensionale molto bella sotto la scocca, tasto di accensione, jack audio, porta agli infrarossi per controllare televisori o dispositivi domestici, un secondo microfono, fotocamera frontale con i sensori a fianco, tasto personalizzabile Q, bilanciere del volume, sotto abbiamo doppio speaker, microfono, jack micro USB e porta micro USB, e qua sopra quella che a primo acchito sembra quasi essere un'antenna è invece il pennino capacitivo. Pennino capacitivo che in realtà non abilita nessuna funzione particolare aggiuntiva, non è un classico pennino capacitivo perché non funziona su smartphone diversi da questo, quindi è comunque un pennino che funziona solo sul G Pro Lite. Abbiamo qua sotto tasto fisico e tasto back e menu che purtroppo non sono né retroilluminati e né supportano il feed della vibrazione, che è una cosa che trovo abbastanza inutile. Trovo abbastanza più che inutile, trovo stupido il fatto che non sia possibile, che è esattamente l'opposto di quello che ho detto inizialmente. Nella confezione abbiamo delle cuffie standard stereo, l'alimentatore e il cavo USB micro USB. Vado a mettere via la confezione, porto lo smartphone qui al centro e ci avviciniamo. Questo tasto qua sotto, oltre ad essere il tasto home, è un bellissimo LED multicolore che possiamo gestire dalle impostazioni. Abbiamo addirittura una voce, allora mi pare sotto display, eccolo qua, dove possiamo decidere anche l'intensità del LED. Allora, lo inclino, lo metto un po' al buio, vediamo se riusciamo a fare questa prova. Stai fermo, eccolo qua, vedete? Vari livelli. E poi possiamo abilitare tutte le varie funzionalità e scegliere per cosa debba o non debba accendersi il LED. Non possiamo però sceglierne il colore, dobbiamo, diciamo, accontentarci dei colori che ci vengono proposti, nonostante comunque il LED sia multicolore. Sempre dall'impostazione abbiamo alcune impostazioni interessanti, come l'archiviazione wireless che ci permette di trovare il disco del dispositivo in rete, proprio come se fosse appunto un disco di rete. Abbiamo varie possibilità di personalizzazioni estetiche, possiamo accendere e spegnere lo schermo con un doppio tocco. Devo dire che funziona abbastanza bene, esattamente come su G2, qualche volta perde qualche colpo. Vedete, in questo caso ne sta perdendo veramente tanti, perché
sembra un problema relativo piuttosto a proprio un blocco del dispositivo. Se io adesso lo riavviassi, funzionerebbe praticamente istantaneamente. Vedete che adesso non risponde del tutto. Non è la prima volta che succede, però con un riavvio solitamente ho sempre risolto. Sfondo abbiamo varie impostazioni estetiche, come anche l'effetto di scorrimento o un tema, anche se i tema al solito sono i soliti 4 da parte di LG, e non è possibile scaricare altri. Per quanto riguarda il launcher, abbiamo una specie di novità che è Home e Easy Home. La Easy Home è questa qua e ci permette di avere le cose fondamentali sotto mano sempre. Quindi questa è la schermata. Non ci sono schermate laterali, non c'è quindi niente più oltre di quello che vedete. Possiamo semplicemente aggiungere una terza applicazione, qui ne avremmo aggiunto ovviamente quella Android World. Questa è l'impostazione, quindi abbiamo una ricerca rapida, tasti rapidi, meteo, ore, niente più. Serve principalmente per chi non è assolutamente avvezzo al sistema operativo Android, ma ancora di più forse a chi non è proprio avvezzo all'utilizzo di uno smartphone. Questa invece è l'interfaccia classica di LG, molto ricca come al solito, con tantissime personalizzazioni. Possiamo anche cambiare le dimensioni delle icone, l'icona stessa, possiamo cambiare il colore delle cartelle, possiamo cambiare il numero di applicazioni qua sotto, possiamo cambiare lo sfondo del drawer delle applicazioni, insomma tantissime personalizzazioni. Quassù abbiamo dei tasti rapidi, fra cui abbiamo anche Quick Memo e Quick Remote. Li avrete già visti un milione di volte se ci seguite, ma io ve li faccio vedere nuovamente. Quick Memo permette di scrivere un bel ciao e di cancellare l'icona del Play Store perché oggi non mi sta simpatica. Quindi posso prendere appunti sullo schermo, posso ovviamente cambiare lo strumento, il colore, la dimensione, e posso passare dalla schermata che stavo guardando a un foglio bianco, o anche metterlo in trasparenza e poi portarmelo dietro all'interno della home. Avrò fatto centinaia di volte questa demo, ma è giusto per chi magari non ci segue lo scopra. Quick Remote è in pratica un telecomando che permette di controllare i nostri dispositivi che supportano infrarossi, quindi televisori, lettori Blu-ray, eccetera, eccetera, ma anche condizionatori, tramite direttamente lo smartphone. Abbiamo le Q-Slide Apps, che sono piccole applicazioni flottanti, tipo di file non supportato, non so bene a cosa si riferisca. Niente. Allora, probabilmente si riferisce all'ultimo video che ho riprodotto. Basta. Sono piccole applicazioni che possono stare aperte qui in sovraimpressione, di cui possiamo decidere anche la dimensione e la trasparenza. Abbassando la trasparenza, per chi ancora non lo sapesse, non possiamo più interagire con il software. Non possiamo più interagire con il software finché non rimettiamo la trasparenza a zero. Infine abbiamo la regolazione della luminosità. Questo ci fa intuire come non sia presente il sensore di luminosità, quindi niente regolazione automatica. Niente regolazione automatica. Nelle impostazioni, ci torniamo un attimo, abbiamo ancora la possibilità di utilizzare lo smartphone con una mano, quindi scegliere di spostare a destra o a sinistra una di queste tre funzioni del sistema, e quindi di conseguenza essere aiutati quando usiamo questo smartphone molto grande con una mano sola. In fondo abbiamo il quick button invece, che ci permette di scegliere a cosa associare questo tasto qua. Io adesso lo premo e si aprirà la fotocamera, perché è quello che io avevo scelto. Interfaccia della fotocamera: allora, fotocamera da 5 megapixel che registra video a 720p. Probabilmente questo è dovuto al fatto che il processore non supporta più di questo. Fotocamera, scusate, da 8 megapixel. Possiamo abilitare lo scatto con il cheese, quindi noi diciamo cheese o una qualsiasi delle frasi che LG ha preparato per noi, e la fotocamera scatterà la foto. Geotagging, ma un pochino più interessante forse sono i vari modi, anche se come vedete manca per esempio l'HDR. Abbiamo il tap to focus e ovviamente switchando passiamo alla registrazione di video. Proseguiamo il nostro test, andiamo a navigare online, quindi ok, vista desktop, stavo già caricando una pagina interna di The Verge, andiamo a prenderne un'altra. Allora, il tempo di caricamento devo dire che è abbastanza lento, non dipende dalla nostra rete in questo caso. Vi garantisco che il caricamento di siti, almeno quelli in versione full,
è un po' lento, il processore MediaTek Dual Core fa un po' fatica. Vediamo un pochino se partecipa il nostro Android. Ecco qua. Questo è The Verge, aspettiamo il caricamento di tutte le immagini che richiede, come avrete appena intuito, un po' più tempo del solito. Ok. Lo scroll è abbastanza buono, ora qui se aspettiamo la fine, ok, ce l'ha fatto. Lo zoom è sì abbastanza buono, non è velocissimo il ridimensionamento del testo, come anche l'attesa per vedere il sito dopo lo zoom out, vedete, è abbastanza alta. Quindi browser così così. Per quanto riguarda gli altri software, abbiamo veramente una quantità notevolissima di software, fra cui un software per gli appunti. Abbiamo il meteo, abbiamo musica e galleria, da cui vi facciamo vedere, per esempio, un comparto un pochino più multimediale, che però anche qui non brilla esattamente. Ve lo dico subito, l'unico dei nostri filmati che viene riprodotto in questo caso è il nostro DivX. Poi le funzioni sono varie, possiamo per esempio bloccare l'interazione con lo schermo, possiamo portarci il video, no, scusate, possiamo portarci il video, tra virgolette, a zonzo. E poi dopo i video passiamo alla musica. In generale il sistema non è esattamente la cosa più fluida che io abbia mai visto, per esempio anche in Google Maps fare lo zoom c'è un po' di scatti, eccetera, eccetera. Questo è il player audio che è molto buono, ha tante funzioni, può cercare il video su YouTube, possiamo mettere i video dei preferiti. L'audio non è esattamente brillante, benché il volume sia abbastanza alto. È un po' cupo, è un po' sordo, mancano un po' i toni medi, mancano un pochino anche i toni alti e per condire il tutto direi che manca anche qualche tono basso. Ovviamente tutto questo per dire che il suono è molto chiuso e molto cupo. Abbiamo una modalità ospite che permette di far usare il mio smartphone a qualche amico senza che possa accedere ai nostri dati. Abbiamo qui il remote che è il telecomando, Smart Word che è un raccoglitore di software da parte dell'LG, un task manager. Task Manager, il cui miglior utilizzo che possiamo fare è questo widget che è già qui e io l'ho usato veramente un sacco di volte perché soffre un pochino lo smartphone per colpa del processore. La RAM è adeguata al processore, ma per cercare di dare uno sprint in più allo smartphone mi è capitato più volte di svuotare la RAM tramite quel software. Vi ho fatto vedere i video alla galleria, ma video fa esattamente la stessa cosa. Mi rimane da farvi vedere magari al volo GT Racing, che sarà la lettera G, no, sarebbe troppo comodo. Ecco qua. Funziona abbastanza bene, nel senso che comunque è giocabile, ci sono dei cali di frame rate, a volte anche abbastanza importanti quando ci sono tante macchine, ma comunque devo dire che il gioco è giocabile lo stesso. No, ogni volta vado ci casco. No. Dopotutto gli acquisti in app sono fatti per essere avvenuti per errore, quindi io contribuisco a questa fenomenologia. Vedete anche il caricamento, siamo a 65, non è proprio brillante, anche la prima accensione del... La prima apertura del gioco che ho visto non è stata velocissima nonostante avessi appena svuotato la RAM. E questo è il gioco. Si vede che la velocità, diciamo, il frame rate non è particolarmente alto, però vedete, non è neanche ingiocabile alla fine. Per essere un gioco di guida, quindi abbastanza frenetico, si riesce lo stesso a giocare abbastanza bene. Volevo aspettare magari una curva, nel frattempo per passare il tempo mi schianto ovunque. Ok, direi comunque è passabile. Come ultimissima prova, la prova telefonica, lo porto fuori, devo dire la qualità dell'audio va abbastanza buona, delle telefonate, il segnale nella media, niente di sorprendente.
Stessa cosa che vale anche per il viva voce, ovvero un volume, scusate, una qualità audio non ottimale, ma nel caso della telefonata va più che bene. In conclusione abbiamo detto smartphone che costa 2,99, 2,69 su E-Price, da dove viene questo esemplare. È un dispositivo che ha, tra virgolette, ombre e luci abbastanza nette in entrambi i sensi, perché comunque è uno smartphone che per essere un 5 pollici e 5 ha un prezzo abbastanza contenuto, il software è abbastanza fresco, pieno di funzioni, molto interessante. Casca però su altri fattori, per esempio sull'assenza di un sensore di luminosità, sull'assenza di vibrazione e retroilluminazione dei tasti qua sotto, su un processore dual core che in certe situazioni come la navigazione web o in generale anche l'utilizzo della home in tutto non è proprio fluidissimo, quindi si poteva fare sicuramente di più, anche perché la penna è un plus di interesse abbastanza scarso, perché non offre tantissimo se non è il fatto che può essere riposta all'interno dello smartphone, quindi sicuramente meglio di niente. Per questa recensione di LG G Pro Lite è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.